Praga, un'altra capitale europea recuperata ai suoi ammiratori. Per Praga è la prima volta dal cielo e bisogna ammettere che lo spettacolo è grandioso. Le guglie, i campanili, le cupole e i tetti appuntiti dell'antica e nobile città sembrano danzare lentamente, interrotti da ampi spazi verdi, da piazze solenni e dallo splendore delle chiese barocche. È un'armonia di forme architettoniche che solo città del mondo può rivelare in tutto il suo splendore. Vienna. C'è molto da scoprire a Vienna dal nostro punto di vista. E questi tetti policromi, dove spiccano gli stemmi imperiali, sono soltanto un esempio. Per l'antica capitale dell'impero austro-ungarico vale la considerazione che la grandiosità di certe opere, la forma che esse imprimono ad una città, si comprendono bene solo se viste dal cielo. Anche questo, sognando sulle vecchie memorie asburgiche, nel suo stile assolutamente non convenzionale, contribuisce a svelarne nuovi aspetti, ignoti al comune turista. Il Cairo, Luxor, Aswan. L'enorme estensione del Cairo punteggiata di minareti, le piramidi di Luxor, i templi di Aswan. Una nuova tappa del viaggio di città del mondo e un soggetto emozionante per la ripresa aerea. Se la capitale egiziana svela aspetti insoliti e uno stile da grande metropoli, i monumenti del passato offrono nelle eccezionali riprese Westcam un'idea precisa delle loro impressionanti proporzioni. Ad Aswan, antico e moderno convivono, ma è l'antico, col suo senso esasperato delle dimensioni, a prevalere. Ritratti per la prima volta in tutta la loro immortale grandezza, i templi, le statue e le colonne di Aswan possono dare le vertigini. Amsterdam. A chi conosce la magia di Amsterdam, questa tappa di città del mondo apparirà ancor più incantevole. Scopriremo non solo l'altro volto di una città dolcemente distesa lungo il corso dei suoi canali, ma anche la geometrica precisione di campagne strappate al mare che disegnano il volto di un territorio dove nulla è lasciato al caso. Fuori dalle visioni convenzionali è la realtà di un intero paese che si distende sotto i vostri occhi. Nel corso di queste riprese ci siamo accorti che raccontare Lisbona con mezzi convenzionali non sarebbe stato facile.
Lisbona, affacciata sull'oceano, punta dell'Occidente protesa come la prua di una nave. Lisbona è una città a sé. E la sua grazia segreta e un po' appartata ha bisogno di essere scoperta così, quasi rubandola. Poi via, lungo chilometri di costa battuta dalle onde, fino a tramonti che segnano l'estremo limite del nostro continente. Per finire, il nostro viaggio tocca i profili noti di tre grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma. L'eccezionale interesse dal punto di vista adottato da Città del Mondo acquista qui un'evidenza tutta speciale. Venezia appare unica nella sua struttura di città di pietre ed acqua e offre scorci che ve ne faranno amare ancor di più l'inimitabile bellezza. Firenze svela, oltre ai suoi grandi monumenti, angoli segreti, lontani dagli sguardi della folla. Roma si lascia abbracciare in vedute di ampiezza mai realizzate prima d'ora. Città del Mondo è un'opera in 15 videocassette in edicola ogni 2 settimane. Il primo numero dedicato a Berlino, completo di carta guida della città, vi dà appuntamento presso la vostra edicola. Ieri era qualcun altro ad organizzare i tuoi viaggi. Oggi c'è Flexi, l'unico sistema telematico che crea viaggi su misura. Entra in un'agenzia sé stante della CIT e decidi liberamente date, orari, itinerari e sistemazioni. Flexi organizzerà tutto. Flexi, il viaggio che si piega ad ogni tuo desiderio, è un'esclusiva che trovi solo nelle agenzie sé stante della CIT.